Buonasera, ben ritrovati. Questa sera parliamo del Consiglio Comunale e del candidato a sindaco per la città di Mazara del Vallo con Roberto Frazzetta, sindaco, e con due consiglieri della sua lista, Roberto Frazzetta, sindaco, che sono Giacomo Fabio Evola, detto Fabio, quindi quando lo votate potete trovare tutta questa scritta, e Valeria Perniciaro. Allora, sono due giovani. E Fabio, cosa fa nella vita lei? Allora, buonasera, io mi chiamo Giacomo Fabio Evola, detto Fabio, ho 28 anni, sono un ragazzo mazzarese come tanti. Io nella vita mi trovo a fare per adesso il disoccupato, purtroppo come tanti ragazzi, questa è una realtà. Lei che cosa ha fatto? Che studi ha fatto? Allora, io ho studiato e studio tuttora a Firenze, sono iscritto alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e biologica, e studio scienze biologiche a Firenze. Sto facendo una triennale. Quindi biologia? Sì, biologia. Tradotto in maniera così. Io esco da un istituto tecnico commerciale, per cui per me fare biologia è stato più che altro una sfida. Io sono uno che adora le sfide, per cui lei capisce benissimo. E perché ha scelto biologia, che poi in fondo dà poco come possibilità di lavoro? Io ho scelto biologia per passione, perché quello che mi ha portato a scegliere una materia scientifica è l'amore per la scienza. Però se avessi scelto matematica e fisica, oggi la vorrebbe. Probabilmente sì, avrei sicuramente scelto una strada, ma anche se avessi scelto economia, probabilmente io oggi lavorerei. Io ho molti amici anche laureati in economia, altri laureati in giurisprudenza che sono fermi, perché adesso viviamo in una situazione per cui la disoccupazione giovanile è molto alta, però sì, probabilmente io se avessi scelto un altro indirizzo come indirizzo di laurea. Però uno che fa giurisprudenza, immagino di più che possa voler fare una carriera come può essere quelle nell'ambasciata, il giudice, anche il notaio, che non mi fa impazzire, oppure il commissario di polizia, che mi fa impazzire, sì. Vedevo l'operatore che mi guardava, che conosce la mia personalità, e che praticamente posso immaginare, insomma, che possa, se proprio fare l'avvocato, possa scegliere per esempio quelle materie che più vanno in questo periodo, quindi non fare il solito avvocato delle solite cose, ma cercare di mettersi in un filone che è quello che può essere meno usato, perché è chiaro, se fanno tutti l'avvocato penalista, qua in Sicilia sono tutti avvocati penalisti, per dire, e invece ci sono altre cose che sono importantissime, insomma, si potrebbero fare. Assolutamente sì. Io... Ma lei perché a 28 anni ancora studia? Io studio ancora a 28 anni perché il mio percorso, ahimè, però per un gioco del destino, perché per mia volontà io ho scelto di intraprendere la carriera scolastica un pochettino tardi. Io, dell'università? Sì, universitaria, perché ho lavorato. Io una volta diplomato sono... Beh, fatto bene a dirlo, se no uno pensava che fosse... No. Speriamo di no, io sono ancora in corso con gli studi e speriamo anche di finire più presto. Quindi lei che lavoro ha fatto appena sei... Io ho spaziato diversi tipi di lavoro, io ho lavorato sia nel campo dell'edilizia. Voglio informare, perché prima non l'ho detto, ma io ho vissuto per 12 anni, sono stato 12 anni fuori Mazara, ho vissuto per 12 anni a Prato, in provincia di Prato, sì. Vicino a una città, vicino a Firenze. Per motivi di lavoro con la mia famiglia ci siamo dovuti trasferire, siamo andati a Prato per conoscenza, perché lì a quei tempi si trovava bene il lavoro, ancora c'era da lavorare, per cui è stata un po' un'avventura. Ho vissuto lì per 12 anni, ho lavorato insieme a mio padre in un'impresa edile, di cui il proprietario era appunto mio padre, e poi ho spaziato in diversi tipi di lavoro, ho lavorato come promoter di eventi. Sì, anche come promoter assicurativo, ho lavorato per varie ditte nell'ambito commerciale, pubblicitario, nella vendita, nella promozione di prodotti anche per la casa. Insomma, io ho fatto parecchi lavori, anche il cameriere ho fatto. No, e non per me ne questo vergogno, si vede che lei è, che ha dimestichezza nel parlare, non ha difficoltà.
che è abituato, è abituato in questo senso. Sì, sono abituato a lavorare molto. Senta, a lei perché ha scelto di candidarsi scegliendo Roberto Frazzetta sindaco? Io personalmente conosco Roberto Frazzetta e posso dire a gran voce e senza nessun dubbio che Roberto Frazzetta è una persona chiara, trasparente ed è come la vedete. A livello personale è una persona caparbia, capace di infondere, è stato capace, io ho fatto una semplice cosa, che sembra banale dirla, ma è così, io ho ascoltato, ho conosciuto il candidato Roberto Frazzetta come uomo politico e ho ascoltato quello che aveva in mente di fare, il suo progetto per la città di Mazara del Vallo, e mi sono innamorato delle sue idee. Io come giovane sono qui e sono candidato intanto prima di tutto perché appoggio il candidato sindaco Roberto Frazzetta appunto per il progetto che vuole portare avanti e soprattutto perché voglio farmi garante dei giovani di questa città. Noi sappiamo benissimo che questo è un periodo difficile, è un periodo in cui la disoccupazione, ma non solo quella giovanile, anche quella di chi perde il lavoro, di chi è padre di famiglia e perde il lavoro anche all'età avanzata, e sappiamo che sono tempi difficili, sappiamo che la gente ha anche ragione nell'essere sfiduciata della politica, perché è giusto che la gente sia sfiduciata della politica, perché come abbiamo visto in questi anni, la politica, quella italiana, ha protratto un modo di fare politica che ha sempre premiato i singoli, no? Ha sempre portato avanti dei progetti per premiare i singoli o i singoli e non per fare politica buona per l'intera collettività. Io mi voglio fare garante vogliamo farci garante di una politica che sia utile alla collettività, che sia utile ai cittadini e che per quanto mi riguarda che rappresenti i diritti dei cittadini e soprattutto di noi giovani. Non possiamo più adesso in questi tempi vedere giovani ragazzi che vanno a laurearsi fuori piuttosto che anche laurearsi per esempio a Palermo e poi debbano decidere o di stare a Mazara e non fare niente perché non c'è nessuna possibilità lavorativa oppure di emigrare, no? No, io penso che Mazara sia una città che può soffrire tanto, che ha tanto da offrire, che ha tante risorse, ma che va valorizzata con una giusta amministrazione, con giusti consiglieri comunali e con un candidato sindaco che noi abbiamo qui. Io l'ho identificato a Roberto Frazzetta, come tutti i candidati al Consiglio Comunale, noi voglio ricordare che siamo una lista sola, non abbiamo bisogno di essere in 200 candidati, noi siamo 30 candidati al Consiglio Comunale e appoggiamo Roberto Frazzetta perché crediamo fermamente nelle sue idee e nel suo progetto. Bene, invece Valeria Perniciaro, lei cosa fa nella vita? Beh, oltre a truccarsi benissimo. Sono truccatrice io. Mi sono diplomata in lingue, in estetica, devo specializzarmi ormai il prossimo anno. La mia intenzione è quella di fare appunto l'accademia, speriamo bene. Insomma, anche io ho fatto tanti lavori in vita mia, dai villaggi turistici a lavorare nei locali, a promoter assicurativo, anch'io. Adesso sono disoccupata. Va bene, quando finisce la campagna elettorale verrà qui a spiegare alle donne come ci si trucca, visto che lei si trucca benissimo. E già questo è qualcosa che può fare. E lei perché ha scelto Roberto Frazzetta sindaco? Innanzitutto perché è una persona leale, perché è una persona trasparente, perché voglio appoggiarla nel suo progetto, perché insomma ero un po' sfiduciata prima di ascoltare Roberto. In seguito, dopo che Fabio, il mio collega, me l'ha presentato, ho deciso appunto di candidarmi e mettere tutto l'impegno necessario per l'interesse generale. Io mi auspico, auspico a tutti, di scegliere le donne e i giovani, proprio per fare una rivoluzione vera. Quindi ho fatto un po' di campagna elettorale. Sì. Fa sempre bene, quindi. Sì. A noi ci fa piacere. E fate un appello perché vi scelgano. Beh, innanzitutto perché siamo giovani e perché comunque possiamo capire insomma la situazione che per ora
Se c'è più rabbia, c'è più grinta. Sì, perché parlando comunque con i nostri coetanei, siamo tutti arrabbiati. Siamo stanchi di comunque andare a chiedere nei locali, magari serve qualcuno, serve una mano. E la risposta è sempre le faremo sapere. Io capisco. Quindi noi abbiamo intenzione di cambiare la situazione, vogliamo progredire, vogliamo fare, sia per noi che per i giovani. Ti capisco, io tanti anni fa, quando ero ancora più giovane, perché sono sempre giovane, ho scritto una canzone che si chiama Noi siamo stufi, e dice proprio noi siamo stufi di stare qui a aspettare che forse un giorno o l'altro qualcosa può cambiare, nel senso che invece di aspettare vogliamo agire, vogliamo che qualcosa cambi. E qual è il tuo appello? Io intanto voglio spezzare una lancia a favore di noi giovani. Parecchi dicono, ho sentito voci, io parlando anche con miei coetanei, ragazzi della mia età, ho sentito di persone che dicono tutti si candidano tutti perché giustamente sono disoccupati, quindi cercano il posto facile. Allora io voglio spezzare una lancia a favore di noi giovani, non tutti, non perché si è giovani vuol dire che si è sprovveduti. Noi abbiamo delle idee chiare, noi abbiamo dei progetti in mente per la città che possano risultare vantaggiosi e utili alla cittadinanza e ai giovani. Noi per esempio abbiamo diversi progetti in campo, per esempio uno è quello di creare una task force per quanto riguarda il turismo, quindi di far sì che anche le eccellenze, anche i ragazzi che vanno fuori all'università a studiare turismo possano ritornare a Mazara per lavorare per questa città. Abbiamo intenzione di incentivare il turismo in modo tale che la città ne risenta positivamente a livello economico e a livello territoriale. In questo ambito abbiamo anche dei progetti, per esempio uno dei tanti è la creazione di un porto turistico fruibile per l'intera cittadinanza e fruibile anche per i turisti, l'escavazione del tratto del porto canale per la creazione di un porto canale simile a quello dei Navigli, no? Di Milano, che sia una fonte di, no, di un modo per attirare ancora più turismo e per far sì che le imprese anche estere vengano a investire a Mazara. Abbiamo intenzione di creare un quarto ponte di collegamento per snellire il traffico e per far sì che il circolo microeconomico e anche per lo snellimento del traffico urbano sia più agevolato da Piazzale Quinci a nella zona del tratto di Tonnellella, nel Trasmazzaro. Io l'altra volta, per esempio, per dirne una, un'ora e mezzo, nell'ora di punta, io dovevo ritornare dall'altra parte del Trasmazzaro perché abito lì, io sono stato un'ora e mezza inchiodato nel traffico, ho dovuto fare il giro e prendere la Miragliano per ritornare dall'altra parte del ponte. Cioè, insomma, impensabile. Questa è una cosa che noi, è un progetto, sono parecchi progetti che noi vogliamo portare avanti e ti dirò di più, questi progetti noi li vogliamo portare avanti in project financing. Cosa vuol dire project financing? Vuol dire che non peseranno... Va tanto di moda, ma non so se... Spieghiamolo. Allora, il project financing è semplicemente un finanziamento a lungo termine per cui l'azienda che si impegna a portare avanti un progetto possa recuperare il credito, diciamo, offrendo poi delle attività che verrebbero create. Per cui non pesa un project financing con delle aziende che sono interessate a venire a investire a Mazara, non peserebbe di un euro sulle tasche dei cittadini, per cui non ne risentirebbe il bilancio. E sarebbe una bella cosa. Sarebbe una cosa fantastica. Allora, pensando a voi che parlavate di giovani, noi giovani, mi è venuta in mente quella bellissima canzone che cantava quel bellissimo ragazzo spagnolo che diceva noi ragazzi di oggi, noi con tutto il mondo davanti a noi viviamo nel sogno di poi, noi vorremmo vivere nel sogno di oggi, poi, meglio il qui ed ora. Roberto Frazzetta, sicurezza e ordine pubblico al sesto punto del suo programma elettorale. Sì, che questo è un punto molto significativo che io ho voluto trattare e prima di trattarlo l'ho voluto analizzare e solo grazie a questi 4 anni di esperienza in consiglio comunale che ho potuto verificare una serie di questioni. Nella fattispecie Mazara del Vallo negli ultimi anni si è, come dire, moltiplicata in termini di presenze perché ha subito, per tutto quel che noi sappiamo,
delle immigrazioni forzate dei nostri fratelli magrebini. Molti di questi non sono ancora integrati e al di là della delinquenza che noi abbiamo già naturalmente in città tra alcuni dei nostri cittadini, abbiamo anche quella di questi amici non ancora integrati. E oggi sta rasentando l'incontrollabilità da questo punto di vista. E allora io intendo anche lì essere il sindaco delle crociate sotto tutti i punti di vista. Intendo litigare con le istituzioni, con ministero. Istituzioni crocetta. No, dico litigare, perché essendo il presidente della regione. Litigherei anche con lui per altri versi, ma nella fattispecie litigherei con i ministeri della difesa e con il ministero degli interni, perché litigherei proprio sul vero senso della parola, andrei lì armato, come dire, da crociata, per dire a questi signori di questi ministeri che non è giusto che il nostro commissariato di polizia o che il comando dei carabinieri debba avere una macchina e debba anche avere problemi per far benzina, che non possano assicurare la sicurezza a questo territorio e ai nostri cittadini. A me è capitato, che è un problema atavico, non è un problema dell'altro ieri, bravissima. È un problema che purtroppo dura da sempre, bravissima. Ed è vergognoso. Ed ecco perché io ecco perché io a ragion veduta dicevo che sarò il sindaco della crociata. Io andrò presso il Ministero della Difesa per quel che riguarda i carabinieri e presso il Ministero degli Interni per quel che riguarda la polizia, a pretendere che entrambi i corpi vengano potenziati, perché le turniazioni naturali in una città che è vocata al turismo devono essere assicurate, per poterlo assicurare comprendendo che gli uomini delle forze dell'ordine a volte fanno le umane e le divine cose, ma non riescono sempre ad assicurare realmente un servizio efficiente perché sono in pochi. Comprendo anche che da lì, dai ministeri, deve arrivare l'input, per cui a Mazzara del Vallo debbano arrivare ulteriori forze a potenziare queste e contemporaneamente le risorse, perché comprenderai, lo ripeto ancora, che questi organi dediti alla vigilanza, al controllo, alla prevenzione e alla sicurezza devono essere, come dire, dotati degli strumenti anche finanziari perché possano esplicitare ed esercitare il proprio lavoro. Bene, io immagino la mia città, come dire, arricchita anche di una serie di strumenti di prevenzione, quali deterrenti per l'attività a delinquere dei malavitosi. Mi è capitato in questi giorni, faccio il padre di famiglia, sono un pantofolaio, mi scuserete per questo, non sono uno di quelli che frequenta i pub di notte, però mi è capitato in questi giorni di andare in giro per i vicoli della città, proprio nei giorni nei quali i nostri giovani escono per andarsi legittimamente a divertire e non possono farlo, perché temono anche per la loro vita, perché si sta avviando a Mazzara una cultura proprio del delinquere. La differenza tra le classi sociali e la mancata integrazione dei popoli ospiti presso la nostra città, che io continuo ad amare e a dire, amandoli, che sono nostri concittadini, bene, la mancata integrazione comporta anche comportamenti, come dire, non proprio consoni, e allora quando c'è qualcuno che sta meglio viene visto da chi sta peggio come chi non deve divertirsi perché lui non può farlo, e comprenderai che c'è l'aggressione per il telefonino piuttosto che per sottrarre di giro che i nostri giovani hanno in tasca. Anche lì intendo intervenire, come attraverso l'instaurazione di un sistema di videosorveglianza che da tempo, per la verità, e anche per l'impegno di un consigliere comunale uscente di un'area che oggi mi avversa, ma io sono onesto intellettualmente e lo dico, di Gianluca Messina, ha condotto una battaglia in questo senso, e io intendo portarlo avanti anche per il seguito, per dar continuità ai concetti, ma soprattutto per rimuovere e risolvere il problema, mi auguro definitivamente. Passo invece all'appello nei riguardi di questi due studenti. Ma è diventato un esperto. Faccio anche il regista da questo punto di vista. Sono uno che impara molto velocemente, quindi comprenderai
io sono tollerante. Comprenderai insomma che questo fa parte del mio percorso di vita, ho dovuto imparare tante cose nella vita, avendo cavalcato, come dire, tutte le sponde dei fiumi e tutte le onde dei mari e degli oceani, quindi comprenderai che ormai da questo punto di vista sono esperto. Bene, su questi ragazzi che dire, e hanno detto tutto loro, non ci sarebbe veramente nulla da dire, mi è dovuto dire qualcosa, lo faccio per obbligo, ma si sono presentati da soli, splendidamente, due soggetti innamorati del programma, hai visto come gli hanno parlato? Gli hanno parlato come se il programma fosse loro. Questi soggetti andrebbero candidati alla presidenza degli Stati Uniti, potrebbero andare alla Casa Bianca, potrebbero ambire ad amministrare gli Stati Uniti d'America. Non glielo diceva ad Obama, non Fabio scende a Mazara del Vallo da un'altra terra, obbligato ad andarci per lavoro, obbligato a lasciare la sua terra per necessità anche alimentare, perché di questo si tratta, non solo nel tentativo di crearsi un futuro, no, anche per necessità alimentare. Lascia i propri affetti, lascia la propria famiglia, lascia la propria terra alla quale noi per cultura siamo abituati ad amare e a starci, per andare lì dove andava a costruire una speranza, quella del posto di lavoro. Ebbene, ritorna però a Mazara del Vallo innamorato più di quanto lo era prima che la lasciasse, come quel soggetto che sta fuori 12 anni ed immagina che un giorno può ritornare nella propria città e trovarla diversa, invece è venuta a trovarla peggio di prima, peggio di quando l'ha lasciata. E allora lui si pone davanti alle telecamere dicendo: attenzione, io mi candido perché sono arrabbiato, mi candido e credo nel progetto Frazzetta Sindaco perché penso che è l'unico che diriga verso la realizzazione dei miei sogni, perché ritengo che è l'unico progetto che può assicurare il futuro che ogni giovane immagina di avere e che legittimamente loro pensano di poter avere. Poi fa un appello accorato da soggetto innamorato di questa terra ai suoi conterranei e ai suoi coetanei, e a loro dice, identificandoli come soggetti: bene, se tu hai esperienze maturate fuori dalla tua terra, perché diventare patrimonio di altri? Ritorna qui a Mazara del Vallo, mettiti a disposizione della gente, della tua gente, del territorio, di un progetto con me. Lui dice, non parla Roberto Frazzetta, parla Fabio Evola, un ragazzo giovane, ma lui dice ai suoi coetanei: con me, immagina che noi queste cose li possiamo fare e non sono cose difficili da fare, ci vuole semplicemente trasparenza, onestà, idee, competenze, professionalità, caro Fabio, e noi tutti questi elementi, questi valori, questi principi li abbiamo dentro perché siamo galantuomini. E poi Valeria, consentirete di dire che Valeria è stata stupenda, non solo perché bella, anche e perché si trucca bene, anche da presentare, non solo per questa. E si è posta la gente, quando tu gli hai fatto la domanda dicendogli: ma perché ti sei candidata, perché ti sei avvicinata a Roberto Frazzetta, perché lo sostieni questo sindaco antipatico che si porge alla gente? Io non ho detto questo, ma lo dico io, che si porge alla gente con tutta questa arroganza, che dice di far questo, di far quell'altro. E lei ha detto delle cose semplicissime, ha detto: ero sfiduciata, ero arrabbiata, volevo cambiare, ho incontrato quest'uomo che piaccia o non piaccia, a me è piaciuto, per cui sono qui a sostenerlo e contemporaneamente insieme a lui immagino e credo che le cose che noi diciamo lì si possono realizzare. E allora dico anche questa volta, come si fa, come si farebbe, cari amici, a non votare soggetti così, soggetti che si presentano a voi con tutta la spontaneità, che mettono fuori il cuore, che esprimono i loro principi e i loro concetti con la stessa semplicità con la quale lo fareste voi, che dicono le cose che vorreste dire voi, che immaginano ciò che immaginate voi, che vorrebbero raggiungere gli obiettivi che voi volete immaginare. Come si fa a non votarvi? Una soluzione c'è: il 25 maggio, prossimo venturo, tra le liste al Consiglio Comunale la 16ª,
e Roberto Frazetta Sindaco, basta barrarla, mettere i loro nomi o qualunque altro nome, noi siamo una squadra, quindi a noi poco importa chi arriva, l'importante è che noi in una qualche maniera rappresentiamo la battaglia contro il malaffare e contro le mafie che vorrebbero riconquistare questa città, e noi non lo consentiremo, abbiamo la forza per poterlo non consentire, perché questa elezione, caro Fiabio, cara Valeria, noi li vinceremo. Bene, questi sono i soggetti che andrebbero votati senza di ma, senza se. E se volete, se ci credete, ancora una volta, ancora un altro appello, nel vostro interesse, per il bene dei vostri figli, per far ritornare il sorriso tra le labbra dei vostri figli, dei vostri nipoti e delle generazioni che verranno, votate Roberto Frazetta a sindaco di questa città il 25 maggio prossimo 21, non ve ne pentirete. Va bene, io vi devo salutare e vi ricordo che abbiamo ascoltato Giacomo Fabio Evola, detto Fabio, e quindi quando lo votate troverete anche questa scritta, potete scrivere voi detto Fabio, nel senso, no, se basta dite... Fabio, basta. Quindi va bene, Fabio Evola, anche se non scrivete Giacomo Fabio viene lunghissimo, e Valeria Perniciaro, e poi naturalmente il candidato a sindaco, dottore Frazetta Roberto. Grazie a tutti per l'ascolto.